responsabilità. Colleghi, colleghi, facciamo parlare il deputato Lollobrigida. Presidente, pacta sunt servanda, e questa è una regola che vale in tutti i consessi civili. Quindi io richiamo lei, richiamo i colleghi capogruppo della maggioranza al senso di responsabilità. Noi abbiamo ragionato in questi giorni insieme di un calendario d'aula. Un calendario d'aula che prevedeva una serie di impegni. In questo calendario d'aula erano previsti alcuni adempimenti e una tempistica che ci siamo date e che noi puntualmente abbiamo rispettato, anche riducendo i tempi dei nostri interventi. L'impegno assunto dai presidenti di gruppo a nome dei loro partiti era quello di concludere i lavori del calendario. Ci è stato chiesto da lei di verificare le condizioni per un'eventuale sospensione dell'Aula nella settimana che precedeva la campagna elettorale. Abbiamo accettato questa proposta purché si trattassero in quest'Aula i temi che ritenevamo rilevanti per la nazione, tra i quali la mozione e le mozioni che sono state approvate in quest'Aula riguardo al rincaro delle bollette. Abbiamo chiesto che si discutesse del destino della compagnia di bandiera, che in queste ore vede i lavoratori dell'Alitalia contestare un atteggiamento in palese violazione di quelli che sono i metodi finora utilizzati nelle crisi aziendali. Non c'è stata concertazione sindacale, non c'è stato un incontro tra il governo e le rappresentanze sindacali. Si discute del futuro dell'azienda più importante del trasporto aereo italiano. Si discute in quest'Aula del futuro di quello che potrà essere l'indotto turistico, che è evidentemente avvantaggiato dalla presenza di una compagnia di bandiera della nostra nazione. Si è discusso in commissione ed è stato richiamato da tanti colleghi in assenza di documenti che potevano formare il convincimento dei deputati nelle libere scelte che possono permettere al Parlamento di darsi un indirizzo. Ora, in quest'Aula la maggioranza, tutta la maggioranza, ha presentato una mozione che evidentemente, se è stata firmata dai sottoscrittori in rappresentanza dei loro gruppi, racchiude la volontà dei cittadini che hanno affidato i loro convincimenti e la loro fiducia. Hanno firmato un documento che è presente in quest'Aula. L'opposizione ha fatto altrettanto. Tanti punti sono comuni. È evidente che il Governo in quest'Aula non può dilazionare come ha fatto fino ad ora, facendo mancare un parere che può essere favorevole, contrario o rimettersi alle forze parlamentari che hanno indicato le loro volontà. Che cosa si nasconde dietro quest'atto vigliacco che viene proposto all'Assemblea da un autorevole collega del gruppo misto, perché nessuno della maggioranza sembra volerci mettere la faccia, ed è evidente che la collega, non essendo stata presente alle riunioni dei capogruppo, non può essere responsabile soggettivamente. La maggioranza lo è oggettivamente, di una mancanza di rispetto per i lavoratori, per l'azienda, per i sindacati, per coloro a cui hanno promesso, andando tra loro, che questo tema sarebbe stato attenzionato. Venerdì ci sarà una manifestazione dei sindacati. Quello che succede in quella piazza è responsabilità di chi non dà certezze, perché l'assenza di indicazioni da parte del Parlamento sarebbe un fatto grave. Allora io non credo, sinceramente, che persone autorevoli, molte delle quali conosco personalmente anche per carattere, coraggiose, che hanno firmato un foglio che risponde all'esigenza di creare un tavolo con i lavoratori, all'esigenza di confronto, dando degli indirizzi, avranno il coraggio in quest'Aula di rinnegare quello che hanno firmato, rinviando la discussione di un tema richiesto dall'opposizione, minando la titolarità dell'opposizione a poter proporre in quest'Aula dei temi che ritiene validi e creando un precedente che evidentemente ne svilisce il ruolo. Io auspico davvero questa volta
con la franchezza che contraddistingue il nostro partito, ma con la consapevolezza che in questo momento si sta giocando una partita diversa. C'è un governo che ha dato mandato a un commissario di fare alcune azioni rispetto a una società interamente pubblica. C'è un Parlamento che all'unanimità delle forze politiche presenti vorrebbe dare al governo un indirizzo. C'è il governo che non vuole ricevere questo indirizzo in nessuna circostanza. C'è un Parlamento che può decidere se arrendersi a questa evidenza votando per un rinvio oppure al contrario scegliere di discutere qua dentro assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. E c'è lei, Presidente. C'è lei, Presidente. A cui io chiedo, ovviamente, qualora mai si dovesse arrivare a un atto di ipocrisia e vigliaccheria consumato in quest'Aula dalle forze politiche, bene, la riunione immediata di Capigruppo per convocare la seduta fin da domani, per evitare che questo Parlamento decida di andare a fare altro mentre l'Italia viene piegata, mentre i lavoratori stanno in piazza, mentre le forze politiche deridono quelli con i quali hanno preso impegno. Presidente, dopo questa assemblea, se mai doveste arrivare a quest'atto, io chiedo di capire se ancora è legittimo stringere accordi di capogruppo, ragionare di un calendario che lei ci ha proposto e che noi abbiamo accettato, oppure se le sue parole, i suoi impegni vengono sviliti da un atteggiamento di persone che prendono e assumono impegni e non li mantengono perché, non c'è altra parola per definirlo, dovessero mai votare in contrasto con quanto hanno sottoscritto, firmato ed approvato di vigliaccheria perché hanno paura di assumersi rispetto a un governo non eletto delle responsabilità proprie di chi rappresenta il popolo italiano. Deputato Colletti, prego.